Salve Draveli, eccoci qui! Stavo aspettando questo suono. Siamo su Sparta, la battaglia delle Termopili, come sempre su Anarax di Cormaris, e in questo episodio vediamo di affrontare la missione, l'obelisco. Allora, per la civiltà egiziana il dio del sole, Ra, era fonte di vita e creazione. I fondatori, i faraoni, edificarono obelischi all'ingresso dei loro templi, come dimostrazione della loro adorazione alla divinità della luce. Gli egiziani credevano che tali monoliti, costruiti in pietra e decorati con pezzi di bronzo e oro, garantissero la risurrezione del faraone che ne ordinava la costruzione. Ok. Gli dèi ci offrono protezione, Azem. Non Grazie a loro credo. non abbiamo incontrato nessun persiano. Fino ad ora. Stiamo per arrivare. Spero che gli dèi ci aiutino a convincere i capi dei villaggi egiziani a combattere al nostro fianco. Fermatevi! Servi di Osiride, guardate cosa succede a quelli che ci mancano di rispetto! Guardate cosa ne facciamo! Banditi e ladri! Bestie travestite da uomini! Morirete, figli del male! Ma che cazzo Un è? Che momento, cazzo lasciamo è? riparlare. Non siamo ladri. Mi chiamo Azem e combatto per la libertà dell'Egitto. I miei guerrieri hanno sconfitto i persiani a Sais e a Busiris, e ora siamo qui per liberare il vostro popolo. Non ti credo, ciarlatano! Le profezie non dicono niente al Tu riguardo. mi stai già sul cazzo. Ascoltami bene. Sono il generale Oris e comando i guerrieri più valorosi di tutto l'Egitto. Accanto a me ci sono il nobile Nobris e il sommo sacerdote Wejahor. Credi che abbiamo bisogno di uno sconosciuto per liberare il nostro popolo? Più o meno. No, valoroso Oris. Voglio solo essere d'aiuto. Ho giurato che avrei sconfitto Achemene. Ho visto come i suoi uomini attaccavano i nostri villaggi, rapivano le nostre donne, saccheggiavano e bruciavano i nostri templi. Visto piangere i nostri bambini. Basta con le chiacchiere. Se vuoi davvero aiutarci a cacciare i persiani dalla nostra terra, dovrai dimostrarlo. Non permetterò a un insolente di umiliarmi davanti al mio popolo. Ma in che senso? Che ho Non era proprio mia fatto? intenzione, Nobris. Lasciamo che siano gli dèi a decidere. Solo così sapremo se questo guerriero dice il vero. Dovrete costruire un obelisco e colui che sarà capace di difenderlo comanderà il nostro esercito. Scusa, ma non eravamo in guerra contro i persiani? Che Va cazzo ci... Che bene. Sarà un Ma... piacere. Dio santo, siete Non una mi manica soddisfa, di ma se ritardati. non mi date altra scelta, combatterò. Ma sei scemo, Cristo? Abbiamo una guerra con uno degli imperi più grandi della storia e tu chiaramente che fai? Ti metti a fare una Sono il mio faraone. sfida sanguinaria contro tutti i... cioè Non queste oso capo alzare gli tribù che occhi. credo siano tra l'altro alcuni dei più importanti. Cioè ragazzi, non so. Ma così a prima vista mi sembrate un po' ritardati e forse ve lo meritate anche Cos'era? che vi prendete le botte serie, cioè vi prendete veramente la Un schiavitù organo, Sion. cattiva persiana, porco Giuda. Poi vi chiedete perché gli egiziani fanno Sono il mio schifo, faraone. porco Giuda, si ammazzano tra di loro. Non oso Comunque, a alzare parte gli questo, occhi. sì, sempre rientrando un po' del discorso che avevamo fatto nello scorso episodio. Come vedete, come campagna, quella egiziana ha le sue belle pecche. Io, per amor del cielo, Non preferirò oso alzare gli sempre e occhi. comunque quella persiana. Per me è una delle più belle, Confusione completa. delle meglio, come Non posso dire, oso delle meglio alzare gli occhi. costruite. Quella spartana nemmeno l'ho mai finita, però Non oso a alzare prima gli occhi. vista vi posso dire che per me è Sì. quella persiana. Concordo. Sono in tre, sì, ok, Buona non vedevo idea. il terzo cerchietto. Cosa desideri? Quella spartana, quella persiana è una delle migliori. Ora 4 e Non oso 5, alzare gli occhi. perfetto, mi andate a prendere un po' di legna. Nel mentre qui 1, Non oso alzare 2 e gli occhi. 3, che cazzo fate? Sicuramente ci servono viveri. Quindi, Non oso alzare gli occhi. aspettiamo il quarto e diamo l'ordine di costruire 4 granai. Sicuramente 4 granai, ok. Quindi uno lo posizioniamo qui. Due
2. Sì, mio faraone. Lo posizioniamo qui. Ok. E il quarto, non saprei dove metterlo. Direi che te lo tengo qua per ora. A questo punto facciamone 5, chi cazzo se ne frega, così almeno è sicuro che per un bel po' di tempo non abbiamo in nessuna forma e nessuna maniera problemi di viveri. No, anzi, lasciamo così e chi cazzo se ne frega. Ok, 4. 4 teoricamente dovrebbero bastare anche per un esercito bello capiente, diciamo così. Più che capiente, corposo sarebbe il termine più corretto. La cosa comoda è che abbiamo 2 miniere d'oro. Però qualcosa mi fa dire che anche i nostri nemici hanno miniere d'oro anche abbastanza grandi. Ok, tu vai a costruire lì, tu vai a costruire lì, tu vai a costruire lì. Perfetto, mi caghi fuori altri 4. E credo che fin da subito ora dobbiamo iniziare ad analizzare le strutture che ci ha sbloccato. Perché comunque siamo anche alla 5ª mappa. In totale le missioni egizie sono 8, quindi credo che ora avremmo quasi tutto. Sì, comunque credo che abbiamo già tutte le strutture. Tanto possiamo fare anche le mura di pietra, che non è assolutamente nulla di male, anzi è tanta roba. Non oso alzare. Voi 4 immediatamente venite a costruire un bel granaio qui. Ok. Lasciamo un po' di spazio che in caso possiamo mettere altri granai qui in mezzo. E non so a questo punto se dobbiamo semplicemente costruire l'obelisco o ci convenga man mano distruggere i nostri nemici, perché di fatto proteggi l'obelisco, ok. Però credo anche che se qui siamo in 4, anche perché qui chiaramente è la classica mappa crocevia, in ogni gioco strategico c'è sempre la schermaglia crocevia ed è fondamentalmente questa, quindi dobbiamo il prima possibile, magari me ne crei altri 2 e li mettiamo a creare altri una caserma e un poligono. Assolutamente caserma e poligono, quindi una bella caserma qui, non me la riesci a piazzare, me la piazzi qui. Obbedisco. Ok, tu invece mi costruisci il poligono. Ecco, guardate che genialata, perché ci entrano, perché il poligono ha l'entrata da qui. Poi costruiamo sicuramente il Tempio del Sapere. L'armeria e il Tempio del Sapere, così quantomeno riusciamo a far subito sviluppare il palazzo a livello 2. Per ora, dal momento che possiamo costruire le mura, l'unica idea che mi viene in mente è creare un esercito anche bello corposo. Perché poi qui non so nemmeno come agiscono le IA, perché se tipo ora i gialli, ok, il prete, sacerdote, costruisce il suo obelisco, sicuramente scatterà il tempo in cui noi dovremo distruggerlo. Gli altri IA lo attaccheranno o sarà semplice compito nostro attaccarlo? Perché quello potrebbe cambiare molto la situazione, perché fino ad ora vi direi noi rimaniamo per i cazzi nostri, ci costruiamo il nostro esercito e solo in seguito noi mettiamo le barricate. Cioè arriveremo qui con un esercito, tanti schiavi, e costruiremo delle mura fondamentalmente intorno al crocevia, così per 10 minuti spero vivamente che riesca a reggere, ma proprio lo spero vivamente, dal momento che sarei più propenso per un no che un sì, onestamente. Ok, tu gli dai una mano a costruire, me ne produci un altro e uno, perché poi in seguito dobbiamo creare l'altro tempio. Cioè no, questa è l'armeria, dobbiamo creare il Tempio del Sapere. E dobbiamo svilupparci il prima possibile, loro ne abbiamo anche. Il problema è che non avendo, credo, veri e propri attacchi contro di noi, perché anche qui poi da valutare, ci attaccano o rimangono ognuno per i cazzi suoi a provare a conquistare il tempio? Perché se ci attaccano potrebbe anche essere utile, dal momento che possiamo poi in seguito prendere e metterci direttamente a raccogliere le armi dei caduti. Perché se no i soldati costano tipo 3-4 volte di più. No, uno solo non doveva entrare. Uno solo non dovevo selezionare, ho selezionato esattamente quello. Ok. Guarda con il Tempio del Sapere. Siamo il più ergonomici possibili nel costruire le strutture, onde evitare di trovarci in una situazione dove non abbiamo più spazio, soprattutto se ci attaccano,
preferisco avere delle mura che un minimo ci difendano e non voglio sprecare nemmeno quintalate di oro e legna per costruire delle mura che non riusciamo a mantenere. E mentre mi produci un altro schiavetto. Ok. Piazzi qui. Piazzi qui, che poi tra l'altro fai vedere. Ok, abbiamo sbloccato i faraoni e abbiamo anche la fanteria media, cioè i faraoni, la guardia del faraone. Ok, perdonatemi per l'interruzione. Ok. L'oro non basta. Oh no, andiamo, non mi puoi iniziare con l'oro non basta. È proprio il termine più sbagliato che ci può essere in questo momento. Dovremmo fare anche e soprattutto la stalla. Il nostro accampamento è sotto attacco. Ma seriamente? Non disturbarmi senza. Cioè, siete così codardi e bastardi che iniziate subito già con l'attacco e i sotterfugi di merda. Vai a riparare un po' qui. Quindi sì, ci attaccano anche il nostro accampamento e ce la dovremo un po' vedere noi per i cazzi nostri. Io direi che andiamo ad attaccare direttamente gli arcieri, perché tanto che cazzo se ne frega, almeno li spezziamo subito. Ah, proprio lui una bastonata, ta ta, a me te l'ha buttati tutti e due giù. Ok. Vediamo se ti mando a raccogliere le armi. Bravo ragazzo, bravo. Voi e tre, vi metto all'uno nonostante sì, non so quanto pensato. Possa essere utile. Almeno siamo sicuri che ci attaccano a destra e a sinistra. I gialli teoricamente, che sono quelli che sono andati verso nord, non ci dovrebbero attaccare. Quindi abbiamo i viola e i blu. Diciamo che va bene, diciamo, eh. Diciamo. Ok, nel mentre 3000 possiamo potenziare il palazzo, perfetto. E tu rimani fermo qui. Abbiamo dato l'ordine là. Ok, sì. E direi a questo punto che mi produci, come sempre, arcieri di bassa qualità. Guerrieri invece doppia, ok, anche perché così noi teoricamente le armi, come vedete, sono a gratis, però qui sale al doppio, 230, qui 310, 260, diventa molto costosa come situazione, e dobbiamo evitare il meno possibile degli sprechi, e soprattutto se continuano ad attaccarci, ben venga. Ok, qui non abbiamo grandi potenziamenti. Qui, ok, da una partita all'altra mi ha sbloccato praticamente tutto, letteralmente tutto. Ok, basta dire, cazzo, hanno già iniziato a costruire. Sì, esattamente. Puttana troia. Cioè, io non ho un esercito e questi già iniziano a costruire. Spero vivamente che attacchino i nostri amici, alleati, più o meno nemici, attacchino la zona. Ah, e loro proprio se ne vanno verso i gialli, bene. Chissà se veramente riescono, cioè realmente riescono a ammazzarsi tra di loro. Ok, beh. È un esercitino. Il fatto che comunque abbiamo due eroi li fa. Dovremmo riuscire a mantenere anche abbastanza bene la situazione. È partito il combattimento, ma io non vedo nulla in combattimento. Non farò domande. Non farò assolutamente domande. Ok, laboratorio. Si sviluppano armi più potenti. Non è si sviluppano armi più potenti. Questo è per le macchine d'assedio. In realtà l'abbiamo già sbloccato da un po' questo pezzo. Però spero vivamente che ciò non significhi che questi stronzi da un momento all'altro iniziano pure a costruirsi le mura. Sarebbe veramente traumatico. Ok, direi che usciamo anche un bel salvataggio. Ok, salvataggio fatto. Qui non so i gialli che fine hanno fatto. Cioè, ho visto che hanno inviato soldati, però non so quanto dirvi che sembra che la situazione si sia pacata, onestamente. Perché onestamente non sembra tale. Però vabbè, noi facciamo finta assolutamente di nulla. E vediamo, serve il palazzo di Amon per fare la stalla. E ci può essere utile, perché qui credo che ci convenga avere un piccolo ma forte esercito, anziché avere un grosso esercito, anche perché se abbiamo le stalle, vuol dire che potremo fare i carri. I carri sono una roba assolutamente, totalmente in ogni forma
devastante. Sono veramente forti. Ricerca completa. Tra l'altro, guardate che figo il tempio. Ora c'è il tempio, il palazzo di Amon. Ora non è più il palazzo del Farone. È veramente molto bello ora. Ok, adorazione di Montu. Quindi ci servirà il tempio. Guardate quante robe dispendiose stiamo costruendo, porco giuda. Dai, non mi ci entri. Se ti chiedo un allevamento? Nemmeno questo. Tu sei ok, potrei ficcarlo lì, però proprio lì di fronte no, eh. Se te lo ficco qui di cattiveria? Diciamo che non è il massimo. Vediamo prima di tutto dove ficcare il tempio, che risulta quello più importante per ora. Anche perché sono unità, cioè sono robe estremamente dispendiose. Intendo queste unità, cioè queste edifici. Quindi vorrei il meno possibile che potessero essere in qualche forma colpite. Ok, voi tre. No. Puttana troia, eh. Sarai stronzo. Alle volte mi selezioni gli schiavi quando meno mi servono. Sì, mio faraone. Oh, grazie. E ora che mi buttate giù questi alberi. Ne necessito di più. Così almeno iniziate a togliermi davanti al cazzo queste zone di merda. E io sinceramente non so se aspettare la guardia del faraone o iniziare già a produrre. Perché di fatto noi non abbiamo nemmeno un cazzo di scudo, porco Giuda. Se uno scudo leggero me lo devi almeno iniziare a produrre per forza. Invece noi qui abbiamo solo frombole, giusto? Credo che ci serve roba che fa danno medio. Fanteria leggera e civili. Fanteria leggera. Contro animali e veicoli, perché? Il boomerang è inutile. Il boomerang è l'arma definitiva, signori. L'avevamo già capito da un po' di tempo, però questo è solo l'ennesima conferma. Boomerang, arma forever. Ok. Più che altro perché se ora iniziamo a fare i faraoni, anche una 20 faraoni, cioè faraoni intendo guardie del faraone come sempre ragazzi, eh. Se mettiamo un 20 faraoni, un 20 costruzione arcieri, dovremmo essere più che ben predisposti. Ok. Tu che cazzo di altare di rituale hai bisogno? Adorazione di Montu. Avvelenamento, artiglio di alto di fuoco. Ricerca completa. Ah, questa serve. Perfetto. E serve a livello 3. Va bene. Abbiamo sbagliato tutto. Vabbè, a parte questo, i templi non so nemmeno quanto li userò onestamente in questa partita. Però sicuramente la stalla, quella credo che sia abbastanza importante. Sono solo uno schiavo. Perché come ho detto, meno di quello... cioè, perlomeno, prima di quello che sembra, fidatevi, i carri potranno fare molta differenza. Se riusciamo a fare i carri in questa partita, si intende. Forse serve il laboratorio per i carri. No, credo che servirà dei cazzo di cose. A parte questo, mi vai con l'adorazione a livello 2, sempre 800-800, quindi di sé per sé è anche abbastanza fattibile. Sviluppo dell'ascia pesante, no. Mi butti giù questi quattro arcieri di merda, arcieri. Stanno attaccando i nostri soldati! Del cazzo! Che hanno pure l'ardore di provare a entrare nelle nostre fortezze. Però ragazzi, invece di fare cazzate a noi, dovreste, come dire, un attimo pragmaticamente spostarvi a conquistare... Devo farlo io, eh? Oddio, abbiamo solo 4 minuti. Io pensavo, cioè, effettivamente me ne ero quasi dimenticato. Pensavo, davo per scontato che qualcuno sarebbe arrivato. E con quando dico qualcuno intendo qualche altro degli NPC, invece attaccano me, quindi me la devo vedere io ogni volta, porco giuda, a colpire loro. Ok, portamela al 3. 1200, possiamo farlo, ok. Dopo questo esercitino almeno dovremmo solo ed esclusivamente occuparci di, come si chiama, di costruire direttamente la guardia faraonica. E siamo a 1500, dovremmo riuscire ad averli in abbastanza tempo. Tra l'altro qui abbiamo i sacerdoti, che neutralizza i nemici con un artiglio affilato e... impoverisce le loro divise con un grido. Oh,
Ragazzi, quello che vi dicevo, ci sono i carri. E i carri sono sempre e comunque estremamente devastanti. Qui c'è da dire che non hanno praticamente un cazzo di vita. Tra l'altro che questi sono i gialli. Ma allora i viola dove cazzo stanno? E giustamente il... come si chiama? Il coso rallenta. L'obelisco da bonus agli alleati e malus ai nemici. Quindi in realtà è molto più utile di quello che sembra come arma. Beh, noi comunque il nostro piccolo esercitino di... un guerriero intelligente si tiene non so cosa, di ricerca completa. Piccola guardia, ce lo siamo fatti, ok. Per il resto, vai di... sei troppo lontano per prendermi. Oh, apprezzo che loro... cioè, vedete quanto è efficace il carro. Il carro fa cadere le persone, quindi... loro se ne fregano, loro ti passano sopra col carro. Il carro non colpisce, il carro serve semplicemente come arma per distruggerti. Quindi sì, alla fine credo che serve il laboratorio, perché qui nelle stalle mi fa produrre solo il cavallo. Ok, quindi... a questo punto pausa. Bonus contro fanteria media. Fanteria pesante e veicoli. Io questi qui li vedo ancora che se ne vanno con i beduini. Animali e veicoli, giusto? Servirebbe qualcosa che ha bonus contro fanteria leggera e media, onestamente. Abbiamo qualcosa di simile? Arma che bonus contro gli animali, che cazzo me ne faccio? Leggera e media, questo sicuramente è da sviluppare. Animali e veicoli, fanteria pesante e veicoli, fanteria media e... leggere e civili, no? Fanteria leggera, no? Non abbiamo un cazzo che fa bonus contro la fanteria leggera. E niente, allora, credo che dovremmo andare di semplice Kopesh. È l'unica. Anche perché... se no, come ci organizziamo? Ah. Il fatto che ho l'ultima parola, quello è poco, ma è innegabile, ragazzo mio. Il problema è un altro, come ora ci sistemiamo. Perché ora stanno sviluppando il boomerang. In seguito direi di sviluppare Kopesh e scudo medio. L'unica. Per quanto lo scudo leggero dà più una resistenza, quello medio... ma cazzo, ma mi dammi almeno le statistiche, perché devo andare a caso? Oh. Addirittura un cavallo da guerra pesante. 80-120. Fa tanto danno. La madonna, che cazzo è? L'avete prese su Skyrim queste robe che fanno queste robe assurde? Sti trick. Forse pensandoci serve prima... minchia, ma sono devastanti i sacerdoti di Anubi. Sono veramente devastanti. A parte gli scherzi, sono ultra iper devastanti. Però costano 500. Un soldato normale costa 2. Giusto per rendervi un attimo l'idea. Ok, qui abbiamo quasi sviluppato i faraoni. Qui state ancora studiando i boomerang. Credo che il prima possibile mi dà il Kopesh. Da lì scudo medio e si va avanti. Anche perché, ripeto, di fondo non saprei nemmeno quanto ci convenga. Ah, loro iniziano a sviluppare i faraoni. Bene. Ah, i viola sono ancora vivi, cazzo, da qualche... cioè, guardate, loro si divertono praticamente a tirarvi sotto. Nemmeno provano un minimo a combattere. Loro semplicemente vi prendono e vi schiacciano. Ed è assolutamente una bella merdata. Ok... tra l'altro hanno pure l'attacco d'avvelenamento. E sarà traumatica questa mappa, sarà traumatica. Perché fino a quando attaccano voi, che me ne frega, mettevo le mura, li facevo schiantare contro le mura. Pace, fondamentalmente, avrei preso i loro resti. Qui continuano a inviare schiavi a prendere legna. Ricerca completa. Ok, voi perché siete qui fermi, ragazzi? Spostatevi un po' più in qua. Voi vi state allontanando troppo. Decisamente troppo.
Ricerca è completa, il copesce è fatto. Vediamo così quanto mi costa un faraone. Ok. Siamo a 4,50, signori, costa tantissimo. Costa tantissimo, porco Giuda. Ricerca Conferisce ai completa. sacerdoti di Horus il potere di lanciare una potente fiammata contro il nemico. Evocare le pantere non sarebbe nemmeno male. Il problema è che voi penso costate tutti tantissimo. Io purtroppo devo tirare un esercito su anche nel breve periodo. Perché il problema ti direi anche sì. Ora ci creiamo qualche soldatino pesante. Però sempre lì fino a un certo punto potremmo permetterceli. Perché troppo dispendioso vuol dire faremo 3-4 truppe alla volta. Ok. I blu ci provano ma falliscono proprio miseramente. Letteralmente miseramente. Ahia. Di Ricerca cattiveria. Di completa. cattiveria proprio. Ok. Ci sono riusciti per ora. Per ora. C'è anche da dire che hanno perso un bel po' di truppe, eh. Mi hai completato la ricerca. Vediamo quanto ci dovrà dissanguare questa roba. Se io ti dico Kopesh, 6,50, ragazzi, 6,50. Inaudito 6,50. Cioè, guardate lì. Tempo che io ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Abbiamo perso tutto. Abbiamo Stanno letteralmente attaccando i perso nostri tutto. soldati. Oh, porco Giuda. Mentre noi ci teniamo questi. Ok. 4,80. Cioè, puttana L'oro troia. C'è non va. qualcosa che quantomeno Sto faccio. riflettendo sulle Su prossime cui possiamo mosse. fare finta che sia un minimo economica. Un Avevo in minimo, mente un un piano minimo. simile. In guardia! Ok. Signori, rimettetevi in riga. Ci avevo già Uno. pensato. Non Due. oso alzare gli Vai occhi. sicuramente a raccogliere le armi, perché più di tutte ci servono, Avevo troppo cazzo. lontano per No, prendermi. no, non possiamo permetterci di lasciare nemmeno un solo scudo per terra. Letteralmente, ci servono tutto ciò che può essere Aspetto prodotto. ordini, signore. Ok, nel mentre iniziamo a produrre i In nostri guardia! guardie del faraone che comunque hanno un'ottima difesa, veramente un'ottima difesa. Se noi li mettiamo, direi, un Aspetto po' ordini, di signore. cavalli a loro disposizione, quei 9-10 diventano veramente utili. Cioè comunque diventano anche un buon scaccomatto, anche perché se ci attaccano con i carri, noi teoricamente non dovremmo avere problemi per il semplice In motivo guardia. che anche volendo non riusciranno mai a, come si dice, a bloccarci in nessuna forma. Ovviamente prodotto quelli con il boomerang. I Magi con il boomerang. Poi a questo punto direi anche che sarebbe utile provare a dare un'occhiata Sono al al tuo fianco. laboratorio. Per quanto ripeto, ragazzi, tutto quello che state vedendo è pura e semplice improvvisazione, cioè. Non prometto in nessuna forma e in nessuna maniera di effettivamente riuscire a fare qualcosa di utile, saggio, intelligente. In Ma guardia. voi Viola, che cazzo state a fare esattamente, ragazzi? Cosa Cristo state facendo? Cioè, veramente per curiosità. Oh, pronto? E tanto mi tira degli scatti così a caso, va bene. Tra 4 minuti la partita è Sono al tuo persa. fianco. Dovremmo anche impegnarci un minimo di più, eh? Un minimo. Io spero sempre vivamente che qui ora arrivi un attacco a sorpresa da qualcuno per riprendere il centro. Così pare, eh? Sicuramente, onestamente, i gialli mi sembrano quelli più In guardia. pericolosi, molto più pericolosi in generale, perché hanno un esercito, mi sembra, molto più alto, anche ma perché in generale appena vedete una IA che inizi a usare quei cazzo di merda di scudi, cioè di scudi di carri, capite già che siete abbastanza nella merda. Aspetto ordini, signore. Ok. Però almeno ammazzami questo, è già 2 stelle, porco giura. No.
Siete inutili, cazzo. Siete veramente inutili, ragazzi. Siete tutti viola, cazzo. Almeno uno che si impegna un minimo a provare a buttare giù sto cazzo di obelisco di merda, no, eh? Ok. Sì, quanti ne abbiamo allora? 3, 6, 7, 8 e 9. Come da programma. Poi i Magi con il boomerang dovremmo produrne anche un po', veramente un bel po', però per ora vediamo se riusciamo a produrre 9 cavalli, teoricamente dovremmo riuscirci, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 1, aspetta, 3, 6, 7, 8 e 9, ok, pure io che cazzo di calcoli faccio, eh. Sono al tuo fianco. Lasciate perdere, ragazzi, lasciate perdere veramente. Vado subito. Ora il problema qual è anche delle cavallerie, che è una cosa noiosa, è che l'unità cavallo esce, signore, e noi abbiamo bisogno di dirgli di salire, se no il cavallo si perde, cioè non è che si perde, se ne va a cazzi suoi e diventa aspetto realmente ordine, difficile, signore, dopo un po' beccare il cavallo e capire dove se ne va, perché se ne veramente se ne vanno per fatti loro, quindi teneteli sempre in una posizione bene o male facile da tenere sotto controllo. E come vedete in generale una volta sul cavallo la loro salute non aumenta, il loro danno sì, però in generale hanno anche più vita. Nella campagna persiana i cavalli esistono anche, sì, quelli corazzati, capito, come esistono anche gli elefanti corazzati, come esistono anche i cammelli. Ok, uno dei motivi per cui apprezzo i persiani. Puoi fare poche unità, costosissime, poche, però fatte bene e sono devastanti. Aspetto ordini, signore. Ok. Diciamo che di per sé l'unità di cavalleria è fatta, anche perché, cioè, di regola loro non si muovono con tantissimi eserciti, come abbiamo visto. Quindi il giusto, come potrei dire, il giusto approccio, sì, soprattutto per quanto riguarda l'avere il più possibile quantità di schiavi, vado, ci serviranno, subito, perché appena entriamo noi costruiamo le mura e addio fondamentalmente. Addio un par di palle, questi stanno anche vincendo. Addio un par di palle. Dai, non mi va di intromettermi, onestamente. Il mio popolo ha bisogno di me. Non mi va minimamente di intromettermi in questa cazzata, però lo dovremo fare. Voi rimanete a difendere il villaggio. Vado subito. Ok. Sì. E voi vi dovete sacrificare per uno scopo superiore, yay! E guarda là, i cavalli fanno tutto, fanno semplicemente avanti e dietro. Aspetto ordini, signore. Ok. Continua di aspettare, una perché qui diventerà molto più traumatica di quello che sembra, secondo me, la situazione. Effettivamente potremmo sfruttare molte occasioni a nostro vantaggio prima di abbandonare totalmente la situazione, anche perché ora so che appena arriviamo un bel esercitino del cazzo si intrometterà tra noi e i gialli, cioè tra noi e l'obelisco, e romperà il cazzo fondamentalmente. Ok. Dai. Distruggiamo l'obelisco. Stanno attaccando i nostri soldati. Ok, via. Verso la vittoria. No, ragazzi, che cazzo fate? Via, 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 via. Voi che siete lì. Stanno attaccando i nostri soldati. È un'imboscata. Ok, vi posizionate qui. E voi da dove cazzo siete usciti, ragazzi miei? Sono al tuo fianco. Ok, non me ne sono nemmeno accorto, ci hanno attaccato. Sono al tuo fianco. Però bene o male abbiamo rovesciato la situazione. E questo non posso che esserne fiero. Non disturbarmi senza motivo. Ok. Voi tutti scendete qui, ragazzi. Buona idea. Evitiamo di subire stupide perdite. Ok. Come chiedi? Voi siete a 9, perfetto. Non oso alzare. Pensavo che avessero lasciato qualche arma quelli che ci hanno attaccato, però a quanto pare no. Sto riflettendo sulle prossime mosse. Ok. Questi comunque sono assurdi. I gialli fanno veramente paura. Sono una quantità esorbitante di ogni forma di arma brutta che hanno a loro disposizione. Di questo non è per nulla una bella cosa, non so se è chiaro. Più che altro significa che diventa molto più drammatica di quello che sembra.
qui mi dai molti potenziamenti perché, come detto, non voglio avere un esercito grande, preferisco piccolo ma molto ben sviluppato. Ok, qui artigli della pantera mica tanto. Credo che dovremmo andare anche con un po' di sacerdoti di Anubi. Non sarebbe una pessimissima idea, eh. Ma curiosità, se io produco un cavallo. Ora, beh, che sta iniziando a produrre Magi, ok. Ma se io produco un cavallo e lo do ad Azem. Sì, il mio popolo ha Azem bisogno di usa il aiuto. Ah, cavallo. sei troppo lontano per Perché in tal prendermi. caso potremmo cambiare di molto in positivo la situazione. Cioè, quantomeno potremmo riuscire a. Cioè, cazzo, mettere Azem su un cavallo Sì, un sarebbe guerriero veramente tanta, tanta, intelligente si tanta tiene roba. sempre alla larga. Anche perché teoricamente potrebbe farlo. Un ash, una mano, uno scudo. Se ci riescono loro col Kopesh, perché non ci Cosa dovresti dici riuscire tu? tu, eh? Ah, sei troppo Tu, tra lontano l'altro, per perché hai prendermi. poca Il mio vita? popolo ha Non lo bisogno di so. ricerca completa. Ah, oddio, ogni volta devono fare sto cazzo di giro di merda. Ok, fai il Nessuno corre 20% di più danno in veloce delle più. mie frecce. Sì, cazzo! Azem, Il sei nemico ti ha immortale, guarda ingoiato. là, Verso la vittoria. 135 più Un guerriero intelligente si tiene 33%. sempre alla larga. Tantissima roba, ok. Credo che Effettivamente voglia può andare aiuto. molto meglio di quello che sembra. Qui hanno ricostruito il coso, però chi se ne frega. Alla fine il nostro Nessuno esercito corre più pian piano veloce sta delle mie frecce. crescendo. Quindi di fondo non Attenzione! mi È pongo proprio il un'imboscata! problema del fatto che potremmo perdere troppe Un guerriero truppe. intelligente si tiene sempre alla Sicuramente larga. Ahmed non credo riesca ad andare a cavallo, anche perché per andare a cavallo Ricerca servono, completa. come si Nessuno chiamano? corre più veloce delle mie Servono armi e frecce. una mano, e credo che il bastone sia proprio considerato a due mani. Ok. Prendiamo del 200%. Ah, Ora sei quanto troppo lontano per protezione dà? prendermi. Beh, io ho preso proprio l'unico stronzo senza scudo, eh. Resistenza 7. Scudo leggero 1 più 1. Che è utile così, è veramente utile. Quantomeno noi creiamo sti cazzo di carri armati, signori, che si mettono lì così non c'è carro, rompidifesa o altro, che in qualche maniera può danneggiarci. Ok, noi giocheremo prontamente su quello, anche perché è l'unica cosa di fatto su cui possiamo giocare. Il fatto che però, tra l'altro, mi allieta è che comunque loro non possono attaccarci per ora. Ma signori, innegabilmente, approntato l'accampamento, l'esercito, direi che sono più che costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo Ricerca episodio. completa.